Buon pomeriggio a tutti, buon sabato pomeriggio, sono le ore 17, è 17.01 in questo momento, è sabato 6 ottobre, benvenuti alla mia diretta Facebook quotidiana, vi do già l'anticipazione sull'orario di domani, ci vediamo domani, domenica 7, sempre alle ore 17, come sapete durante il fine settimana cerco di essere in diretta nel pomeriggio per non disturbare il vostro pranzo con la famiglia e magari la pennichella pomeridiana per quelli fortunati che riescono a farla. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di condividere, pigiando sulla freccetta che vedete lì sotto, questa diretta in modo tale che magari riusciamo ad invitare altre persone durante la diretta stessa, ma potete fare sempre la stessa cosa sulla freccettina condividi, anche per condividere il video che resterà di questa diretta sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook sulla quale vi trovate già e anche naturalmente sul canale YouTube. Notizie del giorno, ma direi innanzitutto la lettera che l'Unione Europea ci ha fatto arrivare, Moscovici, insomma la Commissione Europea ha ricevuto il DEF così come l'ha ricevuto il Parlamento e la reazione è stata pessima. Ci hanno scritto una lunga lettera dicendo: guardate signori che questa manovra non va, è fuori da tutti i parametri. Si vede un rischio sostanziale di deviazione dalle regole europee. L'Italia è già in una situazione problematica. Insomma, è un po' una sorta di campanello d'allarme, una sorta di fischio dell'arbitro che ci dice che stiamo andando su una china che ci condurrà sicuramente in posizioni non comode nei confronti dell'Unione e non soltanto dell'Unione. Reazione del buon Di Maio, ce lo aspettavamo. Dice sì, ci aspettavamo che l'Unione Europea reagisse così male. E devo dire, molti me lo chiedono in questo periodo perché mi dicono: ma insomma, ma che dove vogliono andare a parare? Cioè, che cosa cercano di fare? Qual è l'obiettivo di queste manovre, di questi annunci? Perché poi sappiamo naturalmente che la manovra ha ancora una vita molto lunga prima di essere approvata. Deve essere approvata entro la fine dell'anno. Siamo soltanto all'inizio di ottobre, quindi la stagione di bilancio si sta aprendo adesso. Ci sarà poi sapete che la nota al DEF è soltanto una nota che prevede il quadro macroeconomico del paese, ma poi le singole spese voce per voce dovranno essere stabilite in legge di stabilità, anzi quella che oggi si chiama legge di bilancio, e lì vedremo effettivamente come andrà. Però quello che si è voluto fare, e ricordate i famosi annunci dal balcone con le bandiere e quant'altro del Movimento 5 Stelle, è stato proprio di dire: noi abbiamo intenzione di violare le regole. E quindi moltissime persone, amici, così mi chiedono: ma secondo te qual è l'obiettivo che hanno alle spalle? E io penso che l'obiettivo sia davvero quello di provare a rompere le regole e di vedere di nascosto l'effetto che fa, come diceva Iannacci. Cioè, a mio avviso, esistono degli economisti che sono consultati, in particolare dal Movimento 5 Stelle, che teorizzano la rottura delle regole, la rottura del sistema, e dicono sostanzialmente: ma l'Italia è un paese troppo grande per poter fallire, too big to fail, come dicono gli inglesi, e quindi il sistema dell'austerity non ha funzionato, il sistema come lo conosciamo non funziona, proviamo a fare un cambiamento rivoluzionario e vedere che cosa succede. In fondo il paese è un paese grande, un paese solido, vediamo, no? Proviamo, visto che il sistema precedente non ha funzionato, cambiamo sistema. Io lo considero un po' un approccio alla venezuelana, per dirvela tutta, cioè provare a fare una cosa che se ne freghi appunto delle istituzioni finanziarie, della Troica, dell'Unione Europea, dei mercati e che sancisca, come dire, la vittoria del popolo su queste istituzioni nascoste, questi poteri che si muovono dietro le quinte. Sapete, insomma, il classico atteggiamento complottista del Movimento 5 Stelle che conosciamo, per cui dietro a tutto c'è un potere oscuro che complotta contro il popolo buono e innocente che viene sfruttato, le masse, insomma, c'è tutta questa sorta di mitologia complottista, no? Per cui dietro i vaccini ci sono le case farmaceutiche che ci fanno comprare i vaccini per fare i soldi sulla pelle dei bambini. Poi, senza pensare che le case farmaceutiche non guadagnano tanto con i vaccini, ma guadagnano con le malattie. Quindi, se le case farmaceutiche volessero complottare contro di noi, ci farebbero ammalare e ci
venderebbero i medicinali, non è che ci danno i vaccini per non farci ammalare e non venderci i medicinali. Vabbè, comunque, a parte, diciamo, l'illogicità della materia, c'è proprio questo atteggiamento. Io credo che questo loro atteggiamento rivoluzionario, del quale il principale teorico non è tanto Di Maio quanto forse addirittura Alessandro Di Battista, li pone in una situazione in cui dicono: ora abbiamo conquistato il potere, abbiamo conquistato il potere in nome di questi fantomatici cittadini, e quindi noi proviamo a vedere che succede. Noi rompiamo le regole, indebitiamoci, altri paesi lo fanno, ovviamente non considerano che noi in passato l'abbiamo fatto molto 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 di più di altri, no? Quando il buon Di Maio dice: ma perché i francesi quest'anno sforeranno il deficit un po' di più, senza contare poi che si tratta soprattutto di un'operazione contabile, e senza contare che la Francia cresce più di noi, ha un debito molto più basso, ha uno spread di una trentina di punti rispetto alla Germania, quindi si trova in condizioni completamente diverse, e evidentemente confrontare le mele con le pere non è mai una buona idea. Però quando appunto si dice questo, io penso che questo sia l'obiettivo, e se poi l'esperimento non dovesse riuscire, pazienza! Cioè, alla fine io penso che loro si stiano soprattutto caricando il peso di un esperimento di cui non conosciamo gli effetti. Cioè, in Venezuela si sa come è andata a finire. Il Venezuela, sapete che è uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo, e oggi in Venezuela non si trovano neanche le medicine minime, non funzionano gli ospedali perché qualcuno ha condotto quel paese nel baratro. Questo è quello che stanno cercando di fare, cioè provare una soluzione nuova, perché in quanto nuova è positiva, e se non esiste una soluzione, se non c'è un piano B, pazienza. Del resto, oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera lo dice molto bene: se uno guarda questa manovra finanziaria, nella quale, che sarà tutto sommato di un 40, 42, 43 miliardi complessivamente, di cui 21, 22 in più di queste spese, diciamo così, elettoralistiche tra flat tax, Fornero, reddito di cittadinanza, centri per l'impiego, eccetera, ma poi ci sono ancora tante altre spese da finanziare, le clausole di salvaguardia, il maggior costo per il debito sugli interessi, alcune spese che non possono essere evitate, tipo appunto le missioni all'estero e cose di questo genere. Se si va a guardare, quindi c'è da reperire una quarantina di miliardi, se si va a guardare poi come cercano di reperirle, si vede che ci sono appunto maggiori tasse, ci saranno probabilmente la riduzione di certe agevolazioni fiscali che andranno a colpire in particolare alcune, diciamo, alcune fasce, alcuni gruppi che potranno, alcuni gruppi appunto, alcuni segmenti del paese che potrebbero sicuramente aversene abbastanza male. Si parla ancora di spending review, quindi di tagliare sulle spese dei ministeri più di 3,5-4 miliardi, già su spese che sono state già abbondantemente tagliate. Il tutto poi è fatto scommettendo su una crescita del paese che è fuori, diciamo, da qualsiasi previsione di tutti gli osservatori internazionali. Federico Fubini, appunto, sul Corriere oggi dice: questo sembra un capofamiglia che si indebiti facendo un mutuo, paga la prima rata vendendo i mobili di famiglia e la seconda rata già non sa come la pagherà. Aggiungo a questo che, come sapete, alcune agenzie di rating dovranno esprimere il proprio parere sul nostro debito, e questo, anche le agenzie di rating naturalmente vengono considerate parte di questa spectre, no, che complotta contro il popolo italiano, e anche lì, se siamo a uno o due gradini dal junk, quindi da quando non si è più considerati degni di essere un paese su cui investire, quindi i titoli vengono considerati spazzatura, se appunto consideriamo anche questo, davvero la situazione è molto 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 pericolosa, addirittura esplosiva. Comunque vedremo le cose come andranno più avanti, e naturalmente vi terrò aggiornato con i miei aggiornamenti quotidiani. Andiamo avanti, non prima di avervi chiesto ancora di condividere, pigiando sulla freccetta condividi. Ci sono alcune notizie che volevo riportare, in particolare prese da Repubblica di oggi, che mi hanno, diciamo, che hanno colpito il mio immaginario. Uno è questa vicenda dei cosiddetti Dubliners, cioè di quei migranti che sono arrivati in Italia e che, a causa del regolamento di Dublino, dovevano restare in Italia, e che invece, una volta identificati in Italia, siano poi espatriati. Ce ne sono moltissimi in Germania, e pare, riporta Repubblica, Tonia Mastroboni da Repubblica, che la Germania ce li stia rimandando al ritmo di una decina alla settimana.
E che queste persone vengano prelevate dai centri nei quali sono e vengano mandate in Italia anche con figli piccoli, minori, eccetera, nella disperazione generale, perché l'Italia non ha una grandissima reputazione per gestire poi questi migranti, e che addirittura la Germania si starebbe attrezzando, poiché questi migranti adesso vengono mandati in Italia con voli di linea, per organizzare dei charter. Ora voglio ricordare che il nostro governo non ha sostanzialmente si è alleato in sede europea con i paesi di Visegrad per non modificare il regolamento di Dublino e anzi addirittura vi ricordate che con i nostri governi si erano stabilite delle quote di suddivisione dei migranti obbligatorie, queste quote non sono più obbligatorie, primo consiglio al quale va il Presidente del Consiglio Conte, concorda che le quote di ripartizione diventano soltanto volontarie. E tra l'altro, diciamo, il ministro Seehofer, questo ministro tedesco che è, diciamo, un po' il Salvini locale, ci sta mandando questi migranti indietro senza che appunto Salvini proferisca verbo. Però la cosa, tra l'altro, dice Repubblica, se questi cominceranno a mandarci dei charter, quindi dei numeri sostanziali di migranti che a causa quindi di una norma precisa che è cogente, quella del regolamento di Dublino, devono venire in Italia, questo naturalmente sarà un problema. E questa era la prima notizia. La seconda notizia interessante, sempre c'è la da Repubblica, è che voi sapete che il ministro Moavero aveva annunciato una grande conferenza internazionale sulla Libia, che ovviamente è un paese che ci riguarda moltissimo, ci interessa anche per le mille implicazioni, la vicinanza geografica, le relazioni storiche e quant'altro, e anche perché dalla Libia partono tanti migranti. Si doveva fare una conferenza che vedesse insieme sia Sarraj che Haftar e quindi tutti i paesi interessati. Ma ahimè, pare che l'organizzazione di questa conferenza, che dovrebbe tenersi tra 6-7 settimane, non sia ancora incominciata. E che siano un po' perché i vertici dei nostri servizi segreti, dice l'articolo, sono stati abbastanza, diciamo, hanno perso legittimità perché più volte ne è stata annunciata la sostituzione, quindi questi, diciamo, chi gestisce i nostri servizi di sicurezza non ha più la credibilità per parlare con le controparti libiche, un po' proprio perché manca il tempo materiale e quindi pare che appunto serpeggi il panico perché questo grande evento internazionale annunciato dall'Italia non si sa che fine farà. Qualcuno ha detto al governo, qualcuno delle persone che hanno lavorato al vertice di Taormina, che Taormina, dice, è stato un successone, sì, però Taormina ci si è lavorato 18 mesi di fila, poi ci sono poche settimane per farcela. E insomma, vedremo come andrà, però rischiamo un'ulteriore figuraccia internazionale, una delle varie, devo dire, ma insomma, anche questa. Terza notizia che mi ha colpito, sempre da Repubblica, è che si comincia a guardare al concorso con il quale il nostro presidente del Consiglio, l'invisibile Conte, è diventato ordinario all'università. Nel senso che pare che quando gli fu assegnata questa cattedra, nella commissione c'era sempre il famoso Guido Alpa, grande, riveritissimo e stimatissimo giurista, maestro di Conte, con il quale Conte ha firmato anche dei libri e avrebbe avuto uno studio in società, ma peccato che appunto nella legge che stabilisce le norme sui concorsi universitari è previsto che se tu hai un rapporto di associazione professionale con uno dei commissari non puoi essere, diciamo, non puoi partecipare al concorso come candidato. E questo non sarebbe stato così, tant'è che Alpa ha dovuto, persona, ripeto, rispettatissima, che tutti considerano persona rettissima e anche un grande giurista dal punto di vista dei contenuti. Alpa ha fatto sapere che non era proprio uno studio insieme, ma che erano coinquilini, cioè condividevano le spese dello studio e uno era il piano di sopra, l'altro il piano di sotto, ma insomma, com'è come non è, il nostro amico, diciamo, e le sue vicende universitarie stanno cominciando a solleticare l'attenzione degli organi di stampa. Seguiremo anche questa vicenda. Sapete che già di Conte, del suo curriculum, si era detto, diciamo, la sua inclinazione a enfatizzare, per così dire, le sue esperienze professionali, aveva sollecitato grandi interrogativi anche in fase di creazione, di formazione del governo. Ricordate che per poco non ha perso la poltrona di Palazzo Chigi per via delle sue frequentazioni con la New York University. Comunque, vedremo anche questa cosa come andrà a finire e la seguirò sicuramente volentieri insieme a voi. Io mi fermerei qui perché sono passati i 15 minuti che mi assegno quotidianamente. Vi ricordo che ci vediamo domani, che è domenica, nuovamente alle ore 17. Nel frattempo, io vi chiedo ancora una volta di pigiare sulla freccetta condividi e quindi di condividere questo video che troverete sul mio canale YouTube, su questa pagina Facebook e tra pochi istanti anche sul mio sito
www.ivanscalfarotto.it. Allora, ottimo sabato sera a tutti, con voi, le vostre famiglie e gli amici, divertitevi, riposatevi, ci vediamo domani domenica alle ore 17. Ciao!